comincia in quarta posizione con la mano sul violino e poi aggiungi altri 5 minuti in seconda posizione senza la mano sul violino, cercando di fare esattamente la stessa cosa, come abbiamo fatto adesso. Molto bene, l'arco anche va molto bene. Dopo ti do anche un esercizio dove fai. Come hai fatto con l'arco? Fammi vedere cosa hai fatto. Seguire bene la direzione. Invece quando sei in giù, fai come fai, cioè col mignolo sulla bacchetta, dimenticando un po' l'indice, quindi se si stacca dalla bacchetta va benissimo, non è un problema. Così la mano si può girare, perché se l'indice è attaccato dopo non si gira, perché fa da uncino. Quindi in giù, un pochino segui in giù con la mano, e in su il contrario. Ma se l'indice resta aperto in su, ancora una volta il polso non vuole salire, quindi non è che devi fare così col dito, ma lo devi lasciare completamente subordinato a quello che vuoi fare con la mano.